Terza sconfitta consecutiva per la Giorgio Tesi Group, che cade anche a Napoli per 79-64 in una partita che l'ha vista sempre sotto nel risultato, nonostante un'impennata d'orgoglio nell'ultimo quarto. A condannare i biancorossi sono state le pessime percentuali al tiro, con un disastroso 10 su 30 dal campo nel primo tempo ed un conclusivo 22 su 60, che vanifica gli ottimi 5 minuti iniziali dell'ultimo periodo. Sotto di 60-42, alla fine del terzo quarto, infatti gli uomini di Carrea hanno piazzato un parziale di 14-0 che li ha riportati a soli 4 punti dai partenopei, ma ci ha pensato un chirurgico Marini, 12 punti su 19 totali negli ultimi 4 minuti e mezzo, a ridare energia ai padroni di casa e permetterli di chiudere sul più 15. Per gli uomini di Carrea, 16 punti di Sims e 16 di Fletcher, ma nessuno dei due americani ha inciso particolarmente, forse trascinati dalla prova negativa della squadra. Ancora una volta, poco apporto dalla panchina, con Risma che anche oggi ha commesso 3 falli in 7 minuti, tirandosi praticamente fuori dalla contesa. Male Whittle e male Poletti, troppo nervoso e falloso al tiro, mentre a corrente alternata Saccaggi, che ha avuto il merito di riportare la squadra in partita, ma anche il demerito di 2 palle perse nei minuti finali della gara. Adesso per Pistoia una nuova sosta, prima di tornare in campo il 21 febbraio contro Scafati. Sapevamo di giocare contro una squadra profonda e qualitativa, sapevamo di giocare contro una squadra che ha delle qualità in attacco che le consentono, che la rendono pericolosissima in tutte le situazioni di campo aperto. Abbiamo provato a toglierglielo, in certe fasi di gara ci siamo riusciti in maniera seria, in altre fasi no. Chiaramente 17 palle perse per una squadra che vuole provare a controllare il ritmo sono un fardello troppo grande, e soprattutto 3 palle perse in un momento in cui sembrava che la inerzia potesse girare, anche quello chiaramente inaccettabile. E probabilmente non abbiamo ancora capito quale livello di tensione è necessario mantenere negli ultimi minuti per competere a certi livelli. Abbiamo poco tempo per capirlo, dobbiamo usarlo nel migliore dei modi.